Venerdì 10 aprile, bentrovati con l'informazione di Cilento Channel. Apriamo il nostro notiziario con il consueto aggiornamento che riguarda i dati della regione Campania per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Il servizio a cura di Gianni Petrizzo. Prosegue lentamente ma è costante la discesa del contagio Covid-19 in Campania. La giornata di ieri, 9 aprile, è stata contraddistinta da 98 nuovi casi su 2081 tamponi, ancora in crescita per un tasso di positività, rapporto fra positivi e tamponi salito al 4,7% a fronte del precedente 4%. Sono dunque 3.442 complessivamente i positivi nella regione su 31.745 test processati dall'inizio dell'epidemia, 10,8% il tasso di positività totale. Dati questi della tarda serata di ieri, mentre in precedenza era stato aggiornato il quadro relativo ai decessi, saliti a 227, 6 in più e guariti 244, più 56. Nelle province di Napoli, dunque, i positivi sono 1.699, in quella di Salerno 499, Avellino 379, Caserta 352, Benevento 145, altri 270. In provincia di Salerno i tamponi effettuati sono 371, i positivi 5 e i negativi 366. Nel dettaglio 2 a Baronissi, 1 a Sarno, Pontecagnano e Angri. Intanto la regione Campania ha aggiunto al piano socio-economico altri 300 milioni di euro che andranno a chi ha una pensione minima e a chi percepisce gli assegni sociali. Complessivamente, per fronteggiare la crisi, saranno stanziati 900 milioni di euro in Campania che andranno direttamente alla povera gente, alle imprese e ai lavoratori autonomi. Andiamo a fare adesso il punto della situazione nel Cilento e nel Vallo di Diano, dove fortunatamente non si registrano nuovi contagi e per gli ospedali del San Luca di Vallo della Lucania e del Luigi Curto di Polla, i primi pazienti sono stati dimessi dai reparti Covid. Sentiamo. Per il Cilento e Vallo di Diano la giornata di ieri si è confermata in modo piuttosto buono e che magari fa ben sperare, sebbene ci siano situazioni che ancora destino timore, come per il caso del centro per anziani di Padula, dove si attende l'esito dei tamponi per gli ospiti. I due territori del Parco Nazionale ieri hanno ricevuto qualche buona notizia e nessun nuovo caso di contagio. Innanzitutto le prime dimissioni di pazienti che erano affetti da coronavirus dai reparti Covid dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania e dall'ospedale Luigi Curto di Polla. I due centri di riferimento per i comprensori in attesa del Covid Hospital di Agropoli. Per il San Luca di Vallo della Lucania, il paziente dimesso è l'uomo di Serra Mezzana, contagiato probabilmente dal fratello, il 71enne di Sessa Cilento. Entrambi erano ricoverati al San Luca, ma per fortuna uno di loro è totalmente guarito dopo le verifiche del caso attraverso i tamponi. Mentre per il reparto Covid del Luigi Curto di Polla si tratta del vice sindaco di Auletta, Antonio Adesso, che è stato dichiarato guarito con i due tamponi di verifica ed è potuto ritornare a casa dopo una dura battaglia. Ieri buone notizie anche per la comunità di Montecorice e Novi Velia, per il caso dell'infermiere del pronto soccorso operante a Napoli, residente a Montecorice ma originario di Novi Velia, dove è stato in isolamento dopo essere venuto a contatto con un medico positivo al Covid-19 di Napoli. Nella serata di ieri sono arrivati i risultati dei tamponi che sono negativi. I test erano stati effettuati su di lui, su sua moglie e i suoi figli. Una buona notizia che fa tirare un sospiro di sollievo alle due comunità cilentane. E ci spostiamo adesso ad Agropoli e vi aggiorniamo con i dati dei controlli e le precisazioni del primo cittadino Adamo Coppola riguardo le uscite. Sentiamo. Il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, come di consueto, è intervenuto nella nostra diretta news di ieri per parlare dell'operato in città, ma anche per chiarire alcuni aspetti dell'emergenza che non sono stati percepiti al meglio dai cittadini agropolesi. C'erano state alcune polemiche sulle sue parole riguardo la possibilità di uscire a farsi una passeggiata nei dintorni dell'abitazione, se c'è necessità, nel caso di chi ha figli piccoli e non dispone di spazi necessari nell'abitazione per farli svagare. Il sindaco ha subito voluto placare
rallentare gli animi e spiegare al meglio. In questa vicenda c'è uno scontro interpretativo tra governo e Regione Campania, sottolinea Coppola. La Campania è molto più restrittiva, noi dobbiamo seguire le norme che dicono di non incontrarci con altre persone. Quindi se la mamma con il proprio figlio scende sotto casa e si fa una passeggiata di 50-100 metri senza incontrare nessuno, non ha violato nessuna norma e messo in moto nessun meccanismo negativo. Chiariamo che nell'ambito di un'intelligente interpretazione della norma, se io scendo sotto casa a prendere una boccata d'aria, non incontro e non parlo con nessuno e torno a casa, non si viola nessuna norma. Coppola ha poi parlato dei provvedimenti di Agropoli blindata che entrano in vigore da oggi. Quando ho annunciato Agropoli blindata non mi riferivo solo a controlli per l'esterno. Le nostre pattuglie sono state integrate con altre 4 della Guardia di Finanza, delle quali 2 controlleranno l'entrata ad Agropoli Sud e 2 controlleranno per la città. La Polizia Stradale controllerà l'altro senso di Agropoli Sud. Una pattuglia dei vigili urbani andrà mattine per le entrate da quella zona e almeno 4 pattuglie fra carabinieri, vigili e Guardia di Finanza saranno in città. Controlleremo il perimetro e l'interno di Agropoli. Infine, il primo cittadino ha fornito i dati della città rispetto a ieri di persone controllate dalla Polizia Municipale, tra cui 3 sanzionate e denunciate, mentre gli accessi nei supermercati sono stati 1920. Ed ora una notizia di cronaca: in un periodo come quello che stiamo vivendo non manca la vendita di prodotti contraffatti. La Guardia di Finanza di Salerno ha sequestrato 3.700 litri di sapone antibatterico tarocco. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, nell'ambito dei controlli finalizzati alla tutela dei consumatori e al contrasto alle frodi in commercio connesse all'attuale emergenza sanitaria Covid-19, ha sequestrato 3.700 litri di sapone igienizzante fraudolentemente spacciato per antibatterico. I militari della compagnia di Agropoli, nel corso di un controllo effettuato presso un locale supermercato, tra i prodotti posti in vendita hanno notato diversi flaconi di un detergente la cui etichetta riportava il simbolo di una croce rossa, utilizzato nella commercializzazione dei cosiddetti presidi medico-chirurgici, reclamizzando anche una pseudofunzione igienizzante ed antibatterica. Da una prima analisi delle confezioni, i finanzieri hanno scoperto che il prodotto era stato immesso in commercio da un opificio di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, privo dell'autorizzazione sanitaria prevista dall'articolo 1 del DPR numero 392/1998 per la produzione e commercializzazione di un qualsiasi presidio medico-chirurgico. Le Fiamme Gialle hanno quindi sottoposto a sequestro 1.326 flaconi da 700 ml di sapone e contestualmente si sono recati presso la società produttrice, dove hanno rinvenuto e cautelato una cisterna in acciaio contenente circa 1.000 litri di sapone igienizzante pronto per l'imbottigliamento, 340 flaconi di sapone già confezionato e 32.000 etichette riportanti il logo del falso presidio medico e la falsa funzione antibatterica. Inoltre, sulla base dei documenti di vendita, i finanzieri sono riusciti a risalire a tutti i clienti del produttore, sequestrando ulteriori 2.190 di flaconi in un supermercato di Salerno e delegando agli altri reparti del corpo gli ulteriori controlli. All'esito dell'attività di servizio, il produttore e i 2 commercianti sono stati denunciati per il reato di cui all'articolo 515 del Codice Penale, frode nell'esercizio del commercio, e rischiano la reclusione fino a 2 anni o la multa fino a 2.065 euro. L'attività di servizio svolta testimonia gli sforzi operativi della Guardia di Finanza per assicurare un presidio di sicurezza e di legalità economica nell'attuale contesto di emergenza sanitaria e per contrastare ogni insidiosa forma di illecito commercio di prodotti attinenti alla prevenzione sanitaria. Andiamo pochi istanti in pubblicità, a tra poco. Per ogni tua esigenza di spostamento, Cilento Rent. Noleggio auto, furgoni, scooter, biciclette, minibus da 7 e 9 posti. Prenota il veicolo adatto alle tue esigenze. Cilento Rent, ad Agropoli, Capaccio, Castellabate. www.cilentorent.com. Facebook Cilento Rent Autonoleggio. Telefono 0828 199 98 71. That's all right.
L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo richiede un impegno da parte di tutti noi. Anche la BCC Buccino Comuni Cilentani fa la sua parte, facciamola insieme. Per arginare la diffusione del coronavirus è importante evitare i contatti diretti, distanti ma vicini. Da oggi puoi prenotare online su www.bccbcc.it una videoconsulenza, l'innovativo servizio che ti consente di dialogare con la tua banca ed evitare di recarti in filiale. Scegli la tua filiale, seleziona la data e l'orario a te più utili e prenota. Un operatore ti aggiornerà su tutte le misure messe in campo dalla banca. Recati in banca solo su appuntamento e segui le nuove disposizioni su www.bccbcc.it. Usa Relax Banking per l'operatività sul tuo conto corrente H24. Ci siamo sempre, distanti ma vicini. Io resto a casa. Il gruppo Riflessi, con esperienza ventennale nell'abbigliamento e la profumeria, vi invita a visitare la nuova sede in via Mattini ad Agropoli. Abbigliamento uomo-donna per tutte le taglie, dai teenagers alle taglie forti. Accessori, bigiotteria, pelletteria, portafogli high clip. Profumeria fornitissima delle più grandi firme. Profumi artigianali in esclusiva come Acqua dell'Elba e Cartusia. Creme e prodotti di bellezza, trucco Diego Dalla Palma e Rouge Bézier. Idee regalo. Gruppo Riflessi. Abbigliamento e profumeria, con ampio parcheggio esterno, via Mattine, Agropoli, telefono 0974 83 87 66. Risarcimenti Italia, dal 1995 al fianco di chi ha subito un danno. Aiutiamo e tuteliamo i nostri clienti per fargli ottenere in tempi rapidi il risarcimento al quale hanno diritto. Incidenti stradali, infortuni sul lavoro, danni causati da negligenza medica o imprudenze. Siamo un team di professionisti capaci di assisterti in ogni circostanza. Offriamo consulenza gratuita, massima discrezione e supporto in ogni fase delle operazioni. Perché l'attenzione al fattore umano è sempre vincente. Risarcimenti Italia, via Mattine 5, Centro Le Torri, Agropoli Salerno, telefono 0974 17 35 044, sito internet risarcimentitalia.com, Facebook GSA Risarcimenti Italia. Santo Mauro, azienda leader nel settore dell'edilizia con 2.000 metri quadrati di showroom e 8.000 metri quadrati di superficie aziendale, ti offre in pronta consegna oltre 100.000 metri quadri di pavimenti e rivestimenti delle migliori marche a prezzi imbattibili. Vasta scelta di arredo bagno, rubinetteria, igienici e accessori, consulenza gratuita, assistenza pre e post vendita, possibilità di finanziamenti a tasso zero. Vieni a trovarci! Santo Mauro, materiale per l'edilizia, strada statale 18, Capaccio Scalo, Salerno. Convergenze, internet, phone, TV, energie. Un posto speciale per i tuoi cari, Villa Franca, a Domignano Scalo. Soluzione abitativa per consentire a persone anziane di vivere in un ambiente controllato e protetto. Assistenza sanitaria 24 ore su 24 svolta da infermieri professionali. Servizio assistenziale con personale qualificato OSS e OSSS. Ristorazione con rispetto della tabella dietetica approvata dall'ASL. Animazione con programmi mensili di attività occupazionali per migliorare la qualità della vita. Servizio di lavanderia interno. Villa Franca, via Cerreta 27, Omignano Salerno. Telefono 0974 63 61 25. www.villafrancaarl.it. Ben ritrovati in studio. Ad Agropoli la CISL FLP scrive all'ASL Salerno per evidenziare le problematiche che potrebbero insorgere con l'apertura del Covid Hospital. Sentiamo i dettagli.
La CISL FLP, in una lettera indirizzata al direttore generale dell'ASL Mario Iervolino e per conoscenza ai lavoratori e ai direttori sanitari, sottolinea alcune problematiche relative all'apertura del presidio ospedaliero come Covid Hospital. Nella nota si legge: «Preso atto che il presidio ospedaliero di Agropoli è stato individuato quale centro residenziale nel quale trattare gli individui affetti dal coronavirus, corre l'obbligo di sottolineare alcune problematiche da affrontare nell'immediato che si sommano a quelle relative alla fornitura e garanzie di uniformità dei dispositivi individuali di protezione per evitare il contagio. In primis è importante non sottovalutare lo stato di diffusione epidemica del Covid-19 che ha fatto già alcune centinaia di morti e migliaia di contagiati in tutta la nostra nazione. Contagio è stato contratto ovviamente nell'espletamento nella maggior parte dei casi delle funzioni cui erano adibiti. Inoltre, caso unico tra le strutture aziendali di Codesta ASL, il distretto sanitario e il presidio ospedaliero sono ubicati in uno stesso stabile e molti locali sono comuni e pertanto transitati ed utilizzati contestualmente da utenti e dipendenti, indipendentemente dalle prestazioni sanitarie riconducibili a diverse tipologie di assistenza. Quindi è fondamentale determinare un percorso definito e comprensibile da parte degli utenti che si recheranno presso tali strutture, anche ipotizzando nella impossibilità di garantire la sicurezza di trasferire alcune attività presso altre sedi. Si dovrà prevedere ovviamente un filtro di accesso con barriere agli ingressi dei presidi e dei distretti, con un potenziamento degli addetti alla vigilanza muniti, oltre che dei dispositivi necessari, anche di termometri ad infrarossi, appuntatore laser per la misurazione della febbre, regolamentare gli accessi riservandoli ai casi indifferibili, sia al distretto che all'ospedale, organizzarli solo per appuntamento e previo triage telefonico con numeri definiti ed operativi sulle 24 ore e regolamentando il flusso dei singoli pazienti, impedendo, se non necessario, l'ingresso ad altri accompagnatori. Inoltre, se non ancora fatto, da subito vanno attivate le unità speciali per l'assistenza domiciliare dei malati che non necessitano di ricovero previste per legge. Si confida sulla massima attenzione e si invitano i delegati RSU, RSA, RLS alla massima vigilanza. Restiamo sempre su Agropoli, dove al più presto il comune deve attivarsi per creare un sistema di rifornimento costante di mascherine e guanti da distribuire alla cittadinanza per limitare al massimo la diffusione del Covid nei luoghi pubblici come i supermercati e le farmacie. A chiederlo ad alta voce il Movimento 5 Stelle di Agropoli, vista la grave emergenza sanitaria. Il Movimento 5 Stelle, in un comunicato stampa, propone l'obbligo dell'uso delle mascherine e di guanti per chi entra in luoghi pubblici. Il Comune di Agropoli deve al più presto attivarsi per creare un sistema di rifornimento costante di mascherine e guanti da distribuire alla cittadinanza per limitare al massimo la diffusione del Covid-19 nei luoghi pubblici come i supermercati e le farmacie. Inoltre, essendo le mascherine e i guanti dispositivi monouso, c'è bisogno di cambiarli spesso ed evitare di riusarli. Nel contempo bisogna evitare il più possibile che ci siano fenomeni di speculazione sulla vendita di questi dispositivi. Non si può pretendere che le famiglie, oggi già in una preoccupante difficoltà economica, possano sostenere anche una spesa per l'acquisto di mascherine e guanti. L'amministrazione comunale deve attivarsi da subito per avere tutti i dispositivi necessari, ricorrendo anche a richieste tramite la Regione o la Protezione Civile. La distribuzione di mascherine e guanti comunali deve essere gratuita e avvenire in maniera organizzata direttamente all'ingresso delle stesse attività commerciali e farmacie, che dovranno predisporre anche un cestino per gettarli all'uscita come rifiuto indifferenziato, così da evitare ulteriori esposizioni e contatti inutili tra la popolazione. Tutti i cittadini ci chiedono di trovare modalità per avere maggiore sicurezza quando escono di casa, dicono i 5 Stelle, perché le notizie di nuovi contagiati sul territorio comunale allertano non poco. Anche per questo stiamo chiedendo all'amministrazione di potenziare i controlli che già stanno eseguendo sul territorio da parte del Corpo di Polizia Municipale e di attivare un canale di comunicazione ad hoc per le segnalazioni da parte della cittadinanza.
Ricordiamo che secondo il Ministero della Salute l'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus, ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Quindi l'appello che facciamo a tutti rimane quello di rispettare le regole già note, come quelle di evitare di uscire di casa se non per esigenza strettamente necessarie e mantenere la distanza di un metro tra le persone. E sempre ad Agropoli il dirigente scolastico Bruno Bonfrisco scrive alla comunità scolastica dell'Istituto Comprensivo Gino Rossivairo Agropoli e Giungano. Sentiamo. In un comunicato stampa, il dirigente scolastico Bruno Bonfrisco scrive alla comunità scolastica dell'IC Gino Rossivairo di Agropoli e Giungano. In occasione della Santa Pasqua, scrive il dirigente, desidero formulare i miei migliori auguri che rivolgo con affetto e stima a tutto il personale per esprimere la mia riconoscenza a quanti collaborano al buon funzionamento della scuola, ai docenti per il loro ruolo fondamentale nella formazione dei giovani, al personale ATA per il contributo nell'organizzazione e nella gestione della vita scolastica, ai genitori degli alunni per la vicinanza e la condivisione del progetto educativo della scuola, agli alunni per l'impegno e la partecipazione. La situazione di emergenza nella quale stiamo vivendo e operando da ormai un mese e mezzo ha costretto tutti noi ad adottare nuovi stili di vita personali, sociali e professionali. Il nostro istituto ha fin dall'inizio adottato misure di intervento relazionale didattico-educativo sempre nel rispetto della sicurezza, della privacy, dell'attenzione ai bisogni educativo-didattici dei nostri alunni e a garantire una continuità nel processo di insegnamento-apprendimento. La nostra scuola si è attivata subito con l'utilizzo di una piattaforma istituzionale nel nostro registro elettronico Collabora Axios, garantendo il diritto all'istruzione a tutti e una sicurezza operativa agli alunni e ai docenti. Purtroppo a tutt'oggi non esistono piattaforme per classi virtuali sicure riconosciute dal MIUR. I fatti di cronaca ci informano dei continui rischi a cui si può incorrere su questi siti a danno dei minori, delle famiglie e del personale scolastico tutto. E la scelta del nostro istituto di non utilizzare nessuna di queste piattaforme online è stata dettata da un forte senso di responsabilità e di tutela della privacy, soprattutto verso i minori. Questa scelta, che apparentemente poteva per alcuni sembrare riduttiva rispetto all'immediatezza di una video lezione, sta invece facendo riscontrare un approccio molto positivo da parte degli alunni e dei docenti, che riescono a seguire individualmente ciascun alunno, anche grazie alle funzionalità della piattaforma Collabora, che consente agli allievi di chiedere spiegazioni al docente attraverso un servizio di messaggistica disponibile nelle sezioni lezione e compito. È stato fatto fin dall'inizio un monitoraggio per verificare se tutti gli alunni fossero in possesso degli strumenti necessari e sono stati assegnati 20 tablet in comodato d'uso sulla base delle richieste motivate dalle famiglie. Siamo in attesa di poter assegnare altri 60 tablet che sono da poco stati acquistati con fondi straordinari del Ministero e che andranno a coprire ulteriori necessità. Mai come in questo momento il tema dell'inclusione intesa come partecipazione e diritto di tutti gli alunni ad essere ascoltati, seguiti, valorizzati, è fortemente sentito da tutti i docenti che stanno operando con attenzione ai bisogni educativo-didattici di ciascuno. I docenti tutti si sono resi disponibili inoltre ad avere contatti telefonici con le famiglie, fornire spiegazioni, chiarimenti ed ascoltare i bisogni di tutti, anche con videochiamate individuali su Skype, WhatsApp, come stanno facendo i docenti di sostegno e di strumento musicale, ma esteso a tutti gli alunni che hanno necessità di chiarire dubbi, insicurezze e acquistare fiducia e autostima. Il lavoro che tutta la comunità scolastica sta svolgendo è esemplare. Alunni in primis che stanno affrontando i disagi sociali, affettivi ed educativi di questo momento, sperimentando nuovi metodi di apprendimento, acquisendo competenze trasversali significative. I genitori che sono coinvolti ovviamente in questo percorso educativo didattico e che a volte si trovano ad affrontare situazioni di difficoltà, di stress e di grande impegno nel supportare e sostenere i figli nel lavoro
lavoro quotidiano, i docenti che con devozione, senso di responsabilità, abnegazione e umanità continuano il loro lavoro con professionalità, il dirigente scolastico insieme al suo staff che coordina, incoraggia, segue con attenzione l'andamento scolastico, rispondendo a tutte le esigenze manifestate dalle famiglie, la DSGA, gli assistenti amministrativo e i collaboratori scolastici continuano ininterrottamente a dare il loro fondamentale contributo nell'organizzazione, nella gestione e funzionalità della vita scolastica. In qualità di dirigente scolastico mi sento di poter rassicurare tutte le famiglie del lavoro che si sta svolgendo. Siamo orgogliosi dei nostri alunni che stanno rispondendo con impegno, partecipazione e serietà. Continueremo ad operare in questo modo in attesa di migliorare ulteriormente qualora il MIUR fornirà una piattaforma istituzionale inclusiva della possibilità di creare una classe virtuale e svolgere anche video lezioni. Ringrazio le amministrazioni comunali di Agropoli e Giungano per il supporto che stanno offrendo alla scuola in questo momento particolare di difficoltà. Ringrazio infinitamente tutti voi genitori, in particolare i rappresentanti del consiglio di istituto e dei consigli di classe, per la vostra collaborazione, per il supporto fondamentale che insieme a noi state dando per i vostri figli, i nostri alunni. Siamo vicini a tutti voi e certi di lavorare per obiettivi comuni. Poniamo lo sguardo al futuro. Tutto andrà bene. Buona Pasqua. C'è troppa gente in strada nella città di Salerno, stretta dunque sui controlli nel fine settimana pasquale del sindaco Vincenzo Napoli. Sentiamo. Troppa gente in giro. Nel weekend di Pasqua si teme ci possa essere un picco di assembramenti che potrebbe portare a nuovi contagi da coronavirus. Le istituzioni intendono usare la mano pesante e stretta sui controlli, posti di blocco, carabinieri, forze dell'ordine in campo. Finanche la richiesta dell'esercito per evitare che la gente si riversi per strada. Saranno impiegati anche i droni per monitorare immediatamente e dall'alto presenze su spiagge e lungomare. Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha disposto la chiusura di tutti i negozi nei giorni di Pasqua e di Pasquetta. Però intanto stamani si sono registrate tante, troppe file davanti ai supermercati. Immediata la risposta del Comune di Salerno. Il sindaco Vincenzo Napoli parla di comportamenti irresponsabili, ha già firmato quasi 30 ordinanze di quarantena fiduciaria ed ha chiesto un nuovo intervento al prefetto di Salerno per l'arrivo in città dell'esercito. Sono dei comportamenti che sono irrazionali. Io sto chiedendo ai miei concittadini di essere pedissequi nel rispetto delle normative previste che invitano a fare la spesa una volta per tutte, non scendere 10-15 volte a comprare una sciocchezza una volta giusto per avere qualche motivo per scendere. E quindi supplico ancora i miei concittadini di mantenersi ligi e seri, perché a Salerno, grazie a Dio, fino ad ora dal 3 aprile non c'è stato un ulteriore contagio, un solo contagio in più. Siamo a 54 contagi come erano il 3 aprile. Quindi la cosa è incoraggiante, il numero è alto ma è incoraggiante. Soprattutto non ci sono nuovi contagi e bisogna che così sia per i prossimi giorni. Io questa mattina ho telefonato al prefetto chiedendogli un aiuto proprio per contenere in questi giorni quanto sta succedendo. Ho firmato, per ora 12, ma mi appresto a firmarne altri 15, decreti di quarantena fiduciaria. Persone che sono state sorprese per strada, senza una motivazione accettabile, sono state messe in quarantena. Per ora 12, ora vado al comune e ne firmo altre 13-14, mi pare. Quindi una trentina di persone in quarantena fiduciaria per aver violato le norme dell'attenzione dovuta alla presenza in strada. Se si va in strada deve essere per motivi indispensabili, irrinunciabili e irrinviabili di primario interesse, o per fare la spesa, una volta, come dicevo io, cadenzandolo in un modo intelligente e non furbesco, oppure per motivi medici, per andare in farmacia, insomma. Quindi tutto questo, queste persone saranno poste in quarantena e verificheremo anche se rispetteranno la quarantena. Quindi da questo punto di vista c'è una nostra particolare attenzione e un'antipatica azione, come dire, di forza che io mi sento obbligato e faccio con consapevolezza. Ho chiesto al prefetto qualche giorno fa
il supporto dell'esercito. Lo sto ancora aspettando perché il prefetto è una persona di una grande umanità e intelligenza e me l'aveva garantito. Credo che ci siano problemi generali. Io sto ancora aspettando che a Salerno arrivi un supporto dell'esercito. Intanto ne colgo l'occasione per augurare ai miei concittadini una Pasqua serena, nei limiti del possibile naturalmente, ma credo che vivere la ora in casa con i parenti più cari, con i genitori, con i figli, sia uno strumento di riconciliazione che va nella indicazione, nella direzione del dettato anche religioso per chi ha fede, ma soprattutto per un'amicizia civile, per una disponibilità civile, per uno stato di grazia che tutti quanti insieme dobbiamo recuperare. Ancora un'altra breve pausa pubblicitaria per noi, restate sintonizzati sul canale 636 Cilento Channel, a tra poco. PCC di Aquara, un punto di riferimento dal 1978 con 13 filiali in provincia di Salerno. Siamo ad Aquara, Castel San Lorenzo, Rocca d'Aspide, Capaccio Scalo, Eboli, Oliveto Citra, Salerno, Battipaglia, Campagna, Ponte Cagnano, San Gregorio Magno, Felitto e Pellezzano. Scegli BCC Aquara, la tua banca vicina, affidabile, conveniente e cooperativa, da 42 anni al servizio di imprese e famiglie del territorio. BCC di Aquara, dalla tua parte e dalle tue parti. Sede amministrativa sulla strada statale 18 a Capaccio Pesto. Quando sei qui con me, questa stanza no. Alberi, alberi infiniti, quando tu... Caldo Pellet, la qualità che riscalda la tua vita. Legna a 12 euro al quintale consegnata in comodi bancali, fornitura di legna per camini e stufe, fornitura di legna per pizzerie. Caldo Pellet distribuisce anche pellet di alta qualità. Caldo Pellet lo trovi ad Agropoli, telefono 0974 82 20 13. I benefici per la nostra salute da oggi hanno un nome, Fisiomedica. Specialisti in medicina fisica e riabilitativa, fisioterapia, ortopedica, neurologica, sportiva. Rieducazione posturale globale, misura e prenotazione plantari ortopedici. Ozonoterapia, TECAR e laser terapia, elettroterapia antalgica, ecografie e visite specialistiche. Fisiomedica, via Nitti 1 Agropoli Salerno, per info e prenotazioni 366 20 90 988. Da sempre FocusPoint fa la differenza, perché propone solo lenti di alta qualità. Essilor, Zeiss, Hoya, Rodenstock. Esperti ottici al tuo servizio, occhiali certificati e garantiti, grif delle migliori marche. Riparazione occhiali, pronta consegna occhiali graduati da vista e da sole. Controllo gratuito della vista, topografia corneale, centro applicazioni, lenti a contatto. Focus Point, via Alcide De Gasperi 22, Agropoli Salerno, telefono 0974 82 80 49, anche su Facebook e Instagram. Ben ritrovati in studio, terza ed ultima parte del nostro telegiornale. Andiamo a Trentinara, dove ascolteremo l'inno alla gioia realizzato dal gruppo cilentano Potirico. Il servizio a cura del nostro corrispondente da Cannalonga, Daniele Romualdi. Sentiamo. Potirico, band di Trentinara diventata famosa per la loro partecipazione al noto programma Italia Got Talent nel 2015, in questi giorni particolarmente tristi legati all'emergenza del coronavirus, lanciano un inno alla gioia dal titolo Happy.
Tale canzone fu scritta circa un anno fa, in attesa di essere pubblicata, e la band ha deciso di lanciarla quale augurio migliore per superare questo periodo buio, ed essa rappresenta proprio la felicità, la voglia di ridere, di sorridere e sperare. Il gruppo ha partecipato a molteplici iniziative benefiche, non ultima lo scorso ottobre alla serata Tutti Insieme per Chicco, svoltasi al Laurito Salerno e organizzata dall'associazione Cilento Terra Solidale in collaborazione con ben 4 comuni e parrocchie ed altre associazioni del Cilento interno. Sono un quartetto composto da 3 chitarristi e un percussionista, tutti di origine cilentana, appunto proprio di Trentinara. I loro live sono eseguiti totalmente in acustico, con musica strumentale, con l'utilizzo delle sole chitarre acustiche classiche e percussioni. Ed ora, come di consueto, la rubrica curata dal dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista. Ascoltiamo i suoi consigli. Bentrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento con la rubrica Nutrizione e Benessere. Quest'oggi parliamo di un qualcosa che accompagna spesso le nostre giornate, forse a maggior ragione in questo periodo in cui dobbiamo passare più tempo in casa. Sto parlando delle tisane, un qualcosa che sembra interessi tantissimi italiani. Infatti si stima che circa 9,5 milioni di italiani consumino regolarmente le tisane. Tisana è un qualcosa che all'inizio, facendo riferimento anche all'etimologia della greca della parola, faceva riferimento solo a un decotto semplice di orzo, poi nel tempo ha acquisito, diciamo, il significato che conosciamo oggi. E che cos'è una tisana? In effetti è una preparazione acquosa in cui, sfruttando l'effetto solvente dell'acqua calda o fredda, si estraggono da fonti vegetali dei principi attivi, o comunque si ha un effetto terapeutico. Per fare ciò, una tisana può essere fatta attraverso 3 metodiche principali. Parliamo di infusione, decotto e macerazione. Allora, l'infusione si ha quando le parti tenere, quindi le foglie, le bacche, i fiori della pianta o di un'erba o di un insieme, di una combinazione di esse, viene messa in acqua bollente per un determinato periodo di tempo, che possono essere da 5 a 20 minuti a seconda, insomma, della tisana. Si ha invece poi il decotto quando invece le parti più dure della pianta vengono messe in ebollizione con l'acqua, sempre per un determinato periodo di tempo, e successivamente poi filtrate. E infine abbiamo la macerazione, in cui le parti della pianta vengono lasciate in un contenitore con dell'acqua per un determinato periodo di tempo, anche qui però più lungo, che può andare anche da alcuni giorni ad alcune settimane. Ovviamente, a seconda della pianta, dell'erba o delle combinazioni di esse che utilizziamo, abbiamo differenti tisane con differenti effetti. Possono essere effetti depurativi, drenanti, diuretici, detossificanti, dimagranti, e ovviamente anche a seconda dell'effetto che abbiamo la possiamo consumare in differenti momenti della giornata, quindi per esempio al mattino quando ci svegliamo, dopo i pasti, oppure la sera, per esempio, prima di andare a dormire. Però una cosa importante è che una tisana è composta sempre da alcuni elementi fondamentali. Quali sono? Abbiamo ovviamente il rimedio base, che, come dicevamo prima, è appunto una pianta, un'erba, una combinazione di essa, da cui vogliamo ottenere l'effetto terapeutico. Poi c'è l'adiuvante,
che invece è comunque una sostanza che può aumentare l'effetto terapeutico, aumentare l'assorbimento del rimedio base. E poi abbiamo il complemento e il correttore, che invece sono qualcosa che servono essenzialmente per migliorare le proprietà organolettiche della tisana. Vediamo ora qualche consiglio generale su quando andiamo a preparare la tisana, su come prepararla. Sicuramente dobbiamo utilizzare un'acqua oligo minerale. Non aggiungiamo zucchero nella preparazione della tisana, ma se il gusto è troppo forte oppure ha un gusto particolarmente amaro, possiamo magari utilizzare un cucchiaino magari di miele oppure un po' di liquirizia. È preferibile consumarle calde oppure a temperatura ambiente, non fredda, ed evitiamo anche di riscaldarla più volte, quindi se la dobbiamo consumare durante la giornata in più occasioni, evitiamo insomma di andare a riscaldarla. E poi un'ottima cosa sarebbe anche di utilizzare un coperchio da mettere sulla tazza mentre beviamo la tisana, in modo da evitare di far evaporare, diciamo, le proprietà della tisana stessa. Ovviamente oggigiorno ne troviamo in commercio di tantissimi tipi e in tantissimi negozi diversi, sia al supermercato ma ovviamente anche in erboristeria o in parafarmacia. Il mio consiglio è ovviamente quello di acquistare delle tisane soprattutto in erboristeria e in parafarmacia, innanzitutto perché avremo un prodotto qualitativamente migliore, ma anche perché le tisane, per quanto nella stragrande maggioranza dei casi non diano problemi, derivanti da fonti vegetali possono avere comunque anche delle controindicazioni o delle interazioni con dei farmaci. Quindi è bene rivolgerci all'operatore, che una volta che gli abbiamo spiegato quali sono magari le nostre patologie, che farmaci prendiamo, ci potrà consigliare nel migliore dei modi che tisana prendere, con che anche dosaggio. Questo è importante perché ovviamente le tisane, come dicevamo prima, non danno nella grande maggioranza dei casi problemi, ma non vanno neanche mai intesi come dei sostituti dei farmaci oppure come delle pozioni miracolose. Sono invece comunque un qualcosa che ci possono aiutare a risolvere o comunque ad alleviare dei piccoli disturbi, e in ogni caso ci aiutano anche a bere, ad introdurre più liquidi, quindi a migliorare anche il nostro grado di idratazione. Volendo fare degli esempi di tisane, abbiamo appunto quella al finocchietto, magari, che ci aiuta nella digestione e nel contrastare il meteorismo, nella betulla, che ha un ottimo effetto drenante, il tarassaco, che ci aiuta ad avere un effetto detossificante soprattutto a livello epatico, la melissa, che contrasta lo stress, l'insonnia, il mal di testa, la camomilla, che ha un effetto appunto rilassante e lenitiva, ma ce ne sono insomma tantissime e varie combinazioni di queste tisane, quindi ad ognuno insomma può scegliere quella a seconda delle proprie necessità. Infine volevo chiudere dicendo che proprio in questo periodo di coronavirus molto spesso leggiamo varie cose, o ci arrivano sui telefonini vari messaggi, tra cui appunto quello di consumare delle bevande calde, delle tisane calde per contrastare il coronavirus. Ecco, questa è una cosa che possiamo catalogare, diciamo, nelle fake news, e quindi vi invito sempre a diciamo a confermare le fonti da cui apprendete queste notizie. Quindi devono essere sempre dei siti istituzionali oppure dei professionisti, degli esperti del settore. E per concludere, anche se il periodo ovviamente che stiamo vivendo è molto particolare, volevo comunque rivolgervi a tutti voi i miei personali, sinceri auguri di buona Pasqua a tutti i telespettatori di Cilento Channel. Arrivederci al prossimo appuntamento. Ed in chiusura il meteo del meteorologo Giuseppe Stabile di meteo7.it, che ci aggiorna sulla situazione attuale e le previsioni del tempo per questo fine settimana e prossima tendenza. Sentiamo.
L'intera nostra penisola è interessata da un vasto campo di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile prevalentemente soleggiato. Le perturbazioni atlantiche scorrono alle alte latitudini europee. Sulla nostra regione le temperature si mantengono su valori al di sopra della media stagionale, con ventilazione scarsa. Nel corso del fine settimana tale configurazione barica non subirà variazioni significative. Per domani, sabato 11 aprile, avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, temperature in ulteriore lieve aumento nei valori massimi, venti deboli di direzione variabile con una maggiore componente occidentale e mare quasi calmo o poco mosso. Poche variazioni anche per domenica, con cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso ovunque, a parte la formazione di nubi basse al primo mattino lungo la costa e foschie nelle vallate interne, temperature stazionarie, venti deboli occidentali e mare quasi calmo o poco mosso. Lunedì dell'Angelo potremmo essere interessati da innocui passaggi nuvolosi a causa dell'affondo di una depressione dal nord Europa, depressione che avrà come obiettivo principale l'est europeo e solo tra martedì 14 e mercoledì 15 potrebbe determinare qualche disturbo anche sulla nostra regione. Tuttavia gli effetti saranno modesti, con un moderato rinforzo del vento e possibilità di piovaschi sparsi. A seguire è previsto un nuovo rinforzo dell'alta pressione con il ritorno a condizioni di assoluta stabilità. Ma per maggiori dettagli invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteo7.it. E con il meteo andiamo a chiudere l'edizione di oggi. Vi ringrazio per essere stati con noi. Vi ricordo sempre che questo pomeriggio alle ore 17 ci sarà la diretta news per gli aggiornamenti costanti per quanto riguarda l'emergenza coronavirus nella nostra città, ma anche per fare il punto della situazione in regione Campania e in provincia di Salerno. Alle ore 20:30 invece ci sarà la Santa Messa per il Triduo Pasquale. Vi ringrazio e arrivederci a questo pomeriggio.